Perché attraverso queste nuove modalità c'è un altro grande meccanismo: si mettono nell'angolo i politici, si mettono nell'angolo gli amministratori pubblici, perché se i cittadini ci dimostrano che loro stessi si mettono in discussione sostenendo una produzione cinematografica, diventa difficile per il politico dire non credo in quell'asset di sviluppo economico ed occupazione del territorio. Per cui c'è una doppia valenza, c'è un doppio significato, per cui essere in qualche modo per una sera testimonial di innamorati della cultura credo che sia un dovere per un amministratore pubblico, perché le risorse mancano, ma la voglia di andarla a cercare insieme credo che invece sia la più bella testimonianza che le istituzioni possono dare. Il mio amico Diego Abatantuono tempo fa diceva che bisognerebbe vietare due cose per legge, il matrimonio e il balletto. Sul matrimonio potrei anche essere d'accordo, sul balletto tutto sommato no. Però per dire che non sono mai stato un grande appassionato del balletto in quanto tale. Poi ho dovuto occuparmi di balletto contemporaneo quando ho fatto Tutto colpo di Giuda, girato in carcere con i detenuti, che era una sorta di musical. E poi definitivamente mi sono invece innamorato di questa forma di espressione quando ho incontrato Matteo Levaggi, coreografo del Teatro Balletto di Torino, e in particolare questo spettacolo Sex. È una coreografia che ha un titolo molto provocatorio, ma che non è affatto osé, anche se molto, diciamo così, aperta, piena di energia, audace anche, ma si tiene sempre a un passo di qua dalla provocazione. È una ricerca sull'espressività del corpo e su quello che al corpo annettiamo noi in questa società. Non a caso ci sono 3X nel titolo, Sex con 3X, perché XXX è come nelle magliette, l'esagerazione, l'extra large, e il sesso effettivamente è utilizzato in questa società in una maniera ipertrofica. Il lavoro che ha fatto Matteo è stato di tirar fuori dai corpi dei ballerini un'essenzialità e un dinamismo, e siccome per me il cinema mio è sempre stato molto coreografia, muovere i corpi più che ascoltare le battute che dicono gli attori, è scattata una scintilla, e la scintilla è stata quella che credo capita a tutti i registi quando vedono una cosa che gli piace o leggono un bel libro, cioè facciamo il film. Ed eccoci qua. Ci sono due modi in cui voglio lavorare sulla trasposizione del balletto. Uno è applicare un dinamismo interno del cinema al dinamismo dei ballerini. Cioè, una cosa è se tu guardi il balletto da seduto in platea e hai un'idea generale del balletto, un'altra cosa se la macchina da presa diventa a sua volta un ballerino, se sta in mezzo ai ballerini, se ha la possibilità di muoversi come se fosse sul palco. E dall'altra però c'è un'idea di narratività che sto sviluppando, perché mi piace molto l'idea di provare a lavorare anche col corpo dei ballerini in quanto esseri umani, cioè di provare a capire qual è la relazione tra quel corpo espressivo che c'è sul palco e invece il corpo normale, quotidiano dei danzatori e di Matteo stesso. Quando dico che questo è un film fuori mercato non intendo dire che non c'è gente che lo guarda, è proprio il contrario, nel senso che c'è un sacco di gente che secondo me sarebbe interessata a questo film, ma non ci sono le strutture distributive e produttive che te lo fanno fare. Fossimo in Danimarca, per dire, in qualsiasi paese, ma anche in Croazia, dai, la televisione pubblica finanzierebbe subito questo tipo di progetto, perché è l'idea stessa di televisione pubblica che dovrebbe essere al servizio di queste cose. Ma qua siamo in Italia e la televisione sappiamo com'è, in particolare la Rai mi ha detto molto, Rai con la quale lavoro molto spesso a fare dei bei documentari, ma mi hanno detto espressamente che questo tipo di prodotto loro non sanno neanche dove metterlo. Quindi, scartata questa cosa, il problema è come fare una cosa che la gente abbia voglia di vedere, perché poi per esempio lo spettacolo di Matteo tutte le volte che l'ho visto è sempre pieno, cioè non è che non ci sia il pubblico. Insomma, io credo che da una parte bisogna mettere in pool quello che si trova in termini economici, cioè la mia società di produzione che ci metterà il suo, speriamo di trovare comunque qualche sovvenzione pubblica tramite qualche bando regionale o nazionale, il crowdfunding per il quale stiamo lavorando, che mi sembra una bellissima idea anche per testare davvero se poi il pubblico c'è. Ma devo dire, abbiamo cominciato ieri e già il totalizzatore lì dei soldi sta salendo oltre 2.000 euro, mi sembra una bella cosa. Fatto il film però, e magari presentato in qualche festival importante, speriamo Venezia per esempio, data la tempistica delle riprese, io credo che questo film lo si possa vedere su internet e lo si possa vedere anche in situazioni che ormai la tecnologia permette, così mi faccio anche un po' di pubblicità, ma
L'altro giorno abbiamo fatto un'anteprima della Luna su Torino, il mio ultimo film che uscì in questi giorni. L'abbiamo fatta all'Anteo di Milano e mentre facevamo, ed era l'anteprima del film accompagnata da una lunga presentazione degli attori, del regista, tutto questo veniva ripreso e trasmesso via satellite ad altre dozzine di sale collegate in Italia. Ora, subito ho pensato che per esempio questo sarebbe una maniera intelligente di far vedere cose come i documentari o i film fuori formato che reggono magari un evento ma che non potrebbero entrare nel mercato classico del cinema, che li metti su il giovedì e devono farli in casa la domenica. Insomma. Ecco, allora credo che nei buchi, nelle nicchie, negli anfratti della distribuzione ci sia posto per far vedere queste cose. Il progetto costa circa 50.000 euro, che già è una cifra molto stracciata, ma siamo abituati a lavorare low budget e non ci spaventiamo per questo. Diciamo che al crowdfunding chiedo un terzo circa, 15.000 euro, aspettandomi di trovare il resto appunto con un intervento della mia società che comunque investe in quello che fa, chiaramente come sempre fatto, in qualche prevendita. Appunto, la Rai non può essere interessata, ma Sky Arte probabilmente sì, e quindi anche quello è un mercato internazionale perché il film avrà comunque un profilo internazionale. E poi qualche sovvenzione e così via. Per tornare al crowdfunding, dico appunto 15.000 euro sono un terzo circa del budget, mi sembra equo chiedere. È un po' come funzionava una volta quando c'era la distribuzione che ti dava gli anticipi, no? Ecco, salta la distribuzione, invece di chiedere i soldi a quello che farà circolare il film, chiedi direttamente allo spettatore prima. Forma di gesto di fiducia, direi principalmente. Poi c'è tutto un sistema di ricompense in cui effettivamente vengono date delle cose che variano dalla presenza nei titoli alla locandina a libri, DVD di libri, pardon, di romanzi e DVD di documentari che ho fatto, alla possibilità di partecipare alle riprese, e credo che questo sia anche una cosa piuttosto interessante per chi finanzia e per quelli che sono molto dotati e facoltosi, la possibilità, se il film va a Venezia, di accompagnare la delegazione ufficiale. Di solito quando si parla di cultura in Italia si dicono quelle cose lì, che sappiamo tutti e che condividiamo, credo. La cultura è sottofinanziata, però è il motore del paese, siamo tutti disperati, la televisione ha fatto strage dei cervelli. E io non posso non dire di essere d'accordo, certo che è così, però mi dico anche che proprio nelle situazioni di crisi, nelle situazioni estreme di difficoltà, chi salta fuori la voglia di creare e anche il talento di inventarsi delle cose. Quando ci sono le vacche grasse è molto bello e comodo perché, insomma, lavorare con uno stipendio in questo settore qua non è mica male. Però quando sei costretto dalla necessità a fare delle cose, c'è come una selezione naturale, fai davvero quello che tu ritieni fondamentale per te, c'è una forza che ti spinge che è superiore a quello che costa. E se questa è la regola, va bene. Cioè, devo dire, io ho cominciato che non pensavo di fare il regista da grande, facevo il distributore, abbiamo messo su una cooperativa negli anni 70. Abbiamo portato in Italia film di Wenders, Fassbinder, quando non erano praticamente sconosciuti. Nel nostro piccolo abbiamo cambiato il mondo perché è diventato poi un'altra cosa parlare di quegli autori lì. Ecco, alla fine credo che questo dovremmo farlo sempre tutti e tutti i giorni. Cioè, se ci credi davvero lo fai. E se trovi soldi, bene, se non trovi soldi vai avanti lo stesso. Per cui io. La Luna su Torino è un esercizio nella leggerezza, secondo me. Quello che definirei un film mongolfiera. C'è una mongolfiera nel film e non a caso, perché le mongolfiere sono fatte di niente, sono fatte d'aria. Però hanno questa capacità di salire in alto e dall'alto vedi il mondo da tutto un altro punto di vista. È più bello vederlo dall'alto. Ecco, credo che il film sia quella roba lì, un film mongolfiera. Non pretende di fare grandi discorsi, però poi se sei dall'alto vedi meglio il mondo e i grandi discorsi in qualche maniera li vedi anche quelli con più nettezza. E comunque lui fa crowdfunding.